Per chi viene da Orvieto, da Occidente, è inconfondibile il profilo di questa chiesa sul ciglio della rupe della città. È la chiesa di San Giovenale. La chiesa di San Giovenale risale più o meno, almeno come la vediamo, al 1100, ma sicuramente era già preesistente. È una chiesa romanica, ha un campanile che per certi versi ricorda delle fattezze militari e soprattutto all'interno uno scrigno meraviglioso della pittura orvietana che attraversa secoli e secoli, appena tra l'altro restaurati. Ma noi questa chiesa l'abbiamo nel cuore, nel vero senso della parola, perché è stato uno dei luoghi del cuore del FAI e mi ha fatto molto piacere contribuire ad eleggerla al luogo del cuore. E proprio su quel movimento messo in moto dall'attenzione che quella campagna ha esercitato su questa chiesa è nata l'idea anche di riscoprire quello che ha intorno. Questa chiesa non era isolata, è una chiesa che è legata al movimento benedettino e sappiamo che i benedettini fondavano i loro conventi e soprattutto avevano una idea della vita e della religione che metteva insieme la preghiera e il lavoro. E allora è sicuramente possibile che qui, in questo spazio nel quale mi trovo, si sia realizzato un vero e proprio orto, un orto nel quale i frati ovviamente coltivavano quello che serviva all'esistenza del convento, ma anche tutte le spezie, tutti gli sapori, tutti gli umori che facevano parte anche di una visione della vita che legava l'aldiqua all'aldilà. Questo è un luogo bellissimo, straordinario, stiamo proprio sul bordo della rupe di Orvieto, sul movimento che dicevamo prima del cuore che ha investito questa chiesa. Questo orto potrebbe anche ritornare ad essere, non dico quello chissà quale sarà stato, quello dei Benedettini, ma un luogo che ricostituisce in qualche modo una sua identità e diventa anche un punto di riferimento per la città. San Giovenale è stato un vescovo di Narni, non lontano da Orvieto, è una chiesa, vedete, è possente anche nella sua minuscola dimensione e sorveglia, veglia questo orto bellissimo che noi auspichiamo che torni ad essere vitale come lo era per i benedettini che allora vi vissero. Non è un sogno, è una vera e propria speranza, perché sull'onda dei luoghi del cuore, qui hanno votato tanti, lo hanno eletto in tanti questo luogo, è stato realizzato un vero e proprio progetto che è stato presentato dal comune di Orvieto per partecipare al bando del FAI con il supporto dei comitati rionali, perché è un progetto che è radicato nella città e quindi noi speriamo veramente che questo cerchio si chiuda nel nome del FAI naturalmente e di lui, di San Giovenale.